Superbonus, arriva un altro importante chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Come sapete, in questi ultimi anni, in materia superbonus sono intervenuti diversi decreti legge che hanno in corso d'opera cambiato sostanzialmente le regole in gioco e questo ha reso in molti casi piuttosto complesso, complicato andare anche a leggere alcune, se così possiamo dire, sfumature a livello normativo. E nel corso del tempo si sono creati tanti dubbi, in particolare alcuni dubbi riguardano il superbonus con l'aliquota al 90% applicato agli edifici unifamiliari. Come sapete, fino al 31 dicembre 2023 possono essere agevolati ancora con l'aliquota al 90% gli interventi di riqualificazione energetica o miglioramento del comportamento sismico, quindi accesso al superbonus per gli edifici unifamiliari, a patto che vengano soddisfatte tre condizioni. Ora, nell'individuare queste condizioni, ci sono alcune sfumature che possono essere oggetto, di interpretazioni o comunque sono state oggetto di discussione in questi mesi. Da questo punto di vista è stata molto utile la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate che ha chiarito alcuni dubbi. È talmente importante l'argomento che ho deciso di pubblicarne un video. In proposito, mi chiamo Andrea Ciprian, sono un ingegnere e da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare questo video ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube e cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale se vuoi sostenere il mio lavoro online e nel link in descrizione trovi tutti i vantaggi riservati agli abbonati. Ti chiedo adesso di mettere un bel mi piace, condividi il video e vediamo di cosa si tratta. Ora, per quanto riguarda gli edifici unifamiliari, come sapete, c'è la possibilità, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, di utilizzare ancora il superbonus all'aliquota del 90%. Voglio però leggervi attentamente che cosa dice la normativa. La normativa dice testualmente: per gli interventi avviati a partire dal 1 gennaio 2023 su unità immobiliari da persone fisiche di cui al comma 9 lettera B, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento determinato ai sensi del comma 8 bis non superiore ai 15.000 euro. Quindi sostanzialmente le tre famose condizioni per le unifamiliari per poter accedere al superbonus all'aliquota del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Le tre condizioni sono che il contribuente deve godere di un diritto di proprietà reale sull'immobile. Quindi diritto di proprietà sull'immobile, l'immobile deve essere l'abitazione principale e deve avere un reddito di riferimento inferiore ai 15.000 euro. Ora, andando a leggere esattamente quello che riporta la normativa, nascono almeno due dubbi interpretativi. Il primo, la legge dice per interventi avviati dal 1 gennaio 2023. Ma allora io mi domando: se io presento una CILAS prima del 1 gennaio 2023, quindi ipotizziamo di presentarla a dicembre del 2022, però poi effettivamente i lavori partono nel 2023, applico questa normativa, cioè fa fede la data effettiva di esecuzione dei lavori o la data in cui è stata presentata la CILAS? Ecco. A questo dubbio interpretativo, questo dubbio interpretativo è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 13E, del 13 giugno 2023, quindi già da un po' di tempo, che dice che il contribuente dovrà alternativamente aver presentato la CILAS con protocollo a partire dal 1 gennaio 2023. Quindi se la CILAS è stata presentata dal 1 gennaio 2023, automaticamente si rientra in questa casistica di possibilità, altrimenti aver presentato la CILAS con data antecedente al 1 gennaio 2023, ma dimostrato che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dal 2023. Quindi se per esempio io ho presentato la CILAS nel 2022, però i lavori li ho iniziati nel 2023, rientro in questa casistica, quindi aliquota al 90% super bonus. Come si fa a dimostrare il fatto che i lavori siano iniziati
partire dal 1 gennaio 2023 può far fede o la data di inizio lavori che viene riportata nella CILAS, perché nella CILAS deve essere indicata la data di inizio lavori, oppure il direttore dei lavori fa un'asseverazione, un'autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del famoso DPR 445 del 2000, in cui autocertifica, assevera che i lavori effettivamente sono iniziati a partire dal 2023, per cui si ricade nel quadro previsto dalla normativa. Quindi si può accedere, nel caso dei familiari, al superbonus aliquota al 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, o se la CILAS è stata presentata a partire dal 1 gennaio 2023, chiaramente, o se è stata presentata prima, data inizio lavori, però i lavori devono essere effettivamente iniziati a partire dal 1 gennaio 2023. Il secondo dubbio interpretativo è che qui dice che la condizione è che l'immobile su cui si interviene deve essere abitazione principale, ma deve essere abitazione principale nel momento in cui si presenta la pratica o nel momento in cui diciamo, vengono terminati i lavori. Perché se fosse nel momento in cui viene presentata la pratica, allora io come faccio ad utilizzare il superbonus, ad esempio, per le unità collabenti F2 che non possono essere abitate perché magari unità crollate o semicrollate? Questo è, diciamo, da questo punto di vista, è l'osservazione che è stata, diciamo così, avanzata da un contribuente, il quale appunto diceva di aver acquistato un immobile utilizzando l'agevolazione prima casa, poi accatastato con A3, però questo immobile era parzialmente crollato e quindi dichiarato inagibile. E il contribuente diceva: posso io eseguire degli interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento del comportamento sismico, accedere al superbonus e diciamo, nominando quella come abitazione principale, però portandoci praticamente la residenza solo dopo che sono stati eseguiti gli interventi e l'immobile è stato reso agibile. Da questo punto di vista è arrivata anche la risposta dell'Agenzia delle Entrate, che ha detto che la condizione per accedere al superbonus è che l'immobile su cui si interviene sia abitazione principale dopo che sono stati eseguiti gli interventi, quindi a posto degli interventi per quali si accede al superbonus. Per cui sono due chiarimenti molto molto importanti. Il primo è che si rientra nella casistica dell'aliquota del 90% spese fino al 31 dicembre 2023 unifamiliari, con CILAS presentata o dopo il 1 gennaio 2023 o prima, però con inizio lavori a partire dal 2023, e secondo, l'immobile deve essere abitazione principale a partire dal fine lavori, da quando sono terminati i lavori per i quali si è avuto accesso al superbonus e non ad inizio lavori. Sono due chiarimenti molto importanti che credo possano aiutare molti che si trovano in queste condizioni, diciamo, di dubbio interpretativo, perché sicuramente chi è andato ad applicare il superbonus per interventi su unità collabenti, quindi crollate o parzialmente crollate, sicuramente avrà avuto questo tipo di dubbio. Adesso si può tranquillizzare. Se questo video ti è piaciuto e ti è stato utile, ti chiedo di mettere un bel mi piace e di condividerlo. Come detto, iscriviti al canale YouTube e cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video, e se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale. Ciao!